Stefano, che emozione essere qua alla Festa del Cinema con questo lavoro, dalla grande impronta sociale che affronta il tema di una disabilità, di cui spesso si parla poco. È un immenso onore, non tanto per me così, ma soprattutto per loro, per dare voce a questo movimento, a questa realtà, che, come hai appena detto te nella domanda, rimane quasi un qualcosa di nascosto, di nicchia, e non dovrebbe essere così, dovrebbe essere qualcosa che tutti noi dovremmo conoscere. E quindi il proposito mio era in realtà diffondere, far conoscere proprio anche a un primissimo livello, proprio esiste questo sport, che la gente ne prende atto. Ecco, ma come ti è nata l'idea proprio di raccontare questo sport? Perché non è una cosa che magari conoscono tutti. Ecco, com'è nato il tuo avvicinamento al progetto? Allora, io innanzitutto sono un grandissimo appassionato di calcio, amo giocare, e quindi con questo progetto sono riuscito a unire le mie due più grandi passioni. È nato tutto in modo spontaneo. Ho conosciuto per caso uno dei giocatori della squadra, che poi è diventato un mio grande amico, Jacopo Lilli, che semplicemente mi ha detto: "Io gioco da 11 anni con la Roma non vedenti, e da 7 anni con la nazionale italiana non vedenti", e io, che da regista si è sempre alla ricerca di storie che possano, come dire, emozionare, ho deciso nell'immediato che da quel giorno dopo avrei lavorato a quel film, e così l'ho fatto, anche in modo forse compulsivo, se vogliamo. Però poi la grande soddisfazione è essere qui, e soprattutto per loro, che dopo, tra poco arrivano. Arriveranno con un pullman della Roma, da quanto ho capito. Ecco, la società vi ha supportato in questo progetto. Devo dire, durante la fase della realizzazione del progetto, no, è un progetto indipendente che è riuscito poi a essere realizzato. Però questo Farlo non è conoscere. importante questo, la cosa più importante è che in realtà forse grazie proprio a questo progetto adesso si è creata una sinergia, che era quella che cercavamo, perché da pochissimi giorni, credo, ma questo ve lo potranno poi, se li intervistate, anche i due allenatori dire con più esattezza, hanno creato questo link con la Roma, con l'S Roma. Per quanto concerne l'Academy, quindi per quanto concerne i giovani, i bambini non vedenti di una fascia d'età che va dai 9 ai 16 anni, che è uno degli elementi che poi viene raccontato nel film, la nascita dell'Academy, quindi dei bambini non vedenti. Ma qual è stata la difficoltà maggiore nel realizzare questo progetto? Ma guarda, la difficoltà maggiore è stato il tempo con il quale poi si è arrivati a chiudere il film, perché c'è stata poi a un certo punto anche una crisi per colpa della quale si è interrotto il campionato, è stato sospeso il campionato nazionale, perché c'è un campionato nazionale con squadre, loro fanno le trasferte, ecco. Vorrei insomma specificare che per una crisi profonda legata proprio al movimento stesso del blind soccer in Italia non si è giocato il campionato per 3 anni, e quindi io a un certo punto ho sospeso le riprese. Poi, come per magia, è ricominciato, e poi abbiamo questa conclusione bellissima, questo happy end di cui abbiamo già parlato, dei ragazzi della scuola calcio. Ecco, un campionato sospeso, pensi che prodotti come questo possano aiutare ad avere un ulteriore aiuto delle istituzioni per queste realtà che comunque fanno davvero un grande progetto sociale per aiutare a rendere magari più normale la vita di chi per una disabilità, per una diversa abilità, diciamo così, non è così normale? Sì, guarda, sicuramente, perché loro in realtà, soprattutto quando hanno iniziato le riprese, erano autogestiti e quindi non sono assolutamente autonomi, e negli
anni non hanno poi ricevuto tanto supporto dagli enti, diciamo, di riferimento, di cui neanche facciamo nome, insomma. E per esempio ora, dopo tanti anni, hanno cambiato campo di allenamento, si allenano a Tre Fontane, dove però, sembra assurdo, pagano l'affitto. Cioè, insomma, ecco, per dire, questo è solo uno dei tanti elementi. Quindi magari lanciamo un appello alle istituzioni di Roma Capitale per aiutarli almeno sull'affitto. Sicuramente, sicuramente. Poi su questo anche gli stessi allenatori potranno fare luce su questo argomento meglio di me, e anche la stessa Laura Raffaelli, che la presidentessa, che è sempre molto legata, insomma, sensibile a questo tipo di problematiche. L'ultimo, e ti saluto, quale sarà il percorso di questo tuo lavoro? Dove volete portarlo? E guarda, innanzitutto vediamo, adesso abbiamo avuto altri festival che ci hanno chiesto di visionarlo, magari potrebbe avere un destino legato all'inizio appunto a una fase di festival che potrebbe essere soprattutto importantissima, non tanto sempre, ripeto, per il lustro del film in sé, ma proprio per questo messaggio, perché in realtà chiunque lo vede per la prima volta non lo conosce. Te la butto lì, magari un servizio pubblico, una RAI potrebbe interessarsene, come ha fatto già magari ad altri progetti legati ai ragazzi down. Sì, sicuramente, vabbè, la RAI è un'azienda da sempre sensibile a, e non è escluso che adesso, in una fase legata alla distribuzione del progetto e alla necessità, insomma, all'urgenza di renderlo poi fruibile a tutti, speriamo possa, insomma, darci una mano. Grazie infinite.